scorso episodio, i nostri quattro nerd fuggirono dalla prigione nella quale vennero rinchiusi e iniziarono ad esplorare le segrete. Non si sa come, ma finirono nella dispensa di destino, che prontamente svaligiarono. Poi comprarono armi ed armature dal venditore di fianco e si scontrarono contro innumerevoli guardie. Infine, si trovarono faccia a faccia con gli eroi evocati dal destino. Riusciranno i nostri nerd a sopravvivere? Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e rieccoci su Doom and Destiny. Riprendiamo poco dopo esserci lasciati perché sono andato in giro, ho esplorato un po' il tutto, sono livellato un pochettino con tutti, ho comprato anche le armature, quindi non solo le armi di Edous, come si chiama, ma anche le sue armature che hanno aumentato notevolmente gli HP di tutti quanti, nonché la loro difesa, quindi direi che possiamo procedere. Beh, naturalmente questa parte non la vado a rileggere. Scorso episodio questi quattro ci hanno ammazzato male, ma adesso toccherà a noi vendicarci e ammazzare male sti tizi. Come mosse abbiamo le solide, direi di iniziare proprio da lui. Dovrei resistere molto di più, sicuramente mi faranno fuori, ma riuscirò a resuscitarmi con più tranquillità. Ecco, infatti già Nigel è stato messo KO, ottimo. Nigel, Francis, non è stato Nigel, è stato Francis messo KO, bene, bene. Resurrezione su Francis, così lo portiamo in vita, magari riuscissi a fare un critico sarebbe meglio, ma invece no. E con lui io direi di fare un muro di fuoco, però effettivamente si curano, quindi non so, sono veramente indeciso su cosa fare, ma sì dai, proviamo il muro di fuoco, comunque fa danni e ne fa pure parecchi, quindi ci può anche stare. E tu vai di colpo a cervello e già gli abbiamo tolto un botto di danno. Ok, Nigel mi sa che ci lascia le penne. Mi sa proprio di sì, infatti, ok. Bomba accecante, questa non l'avevano utilizzata fino ad ora, però lui già a metà vita, quindi ci può stare. Sono comunque velocissimi in maledizione, sono davvero veloci. Cioè vedete, già mi hanno praticamente rifatto fuori e qua non mi conviene neanche fare la resurrezione, ma proprio curarmi. Almeno riesco a resistere un attimino. E con Johnny, sì, devo fare danno, magari con Francis che fa meno danni rispetto a Johnny uso il cuoricino, drink dell'eroe, quindi si curano pure, bene. Resuscitiamo Nigel con un cuoricino e speriamo che non ce lo facciano fuori subito, come non detto, Nigel morto. E sono estremamente rapidi, però adesso con lui riuso un cuoricino e poi mi curo tutti e sto tranquillissimo. Naturalmente abbiamo anche molti più MP, quindi molto meglio in questa situazione, molto meglio. Andiamo sempre di colpi devastanti che ha comunque metà vita. Cerchiamo di farlo fuori, almeno uno. Se ce ne togliamo uno, già la situazione cambia. Muro di fuoco. Adesso ci sono due turni di loro, poi toccherà a Francis e poi toccherà quello che è Claude, insomma tocca sempre a loro, ok. Quasi, io con lui gli uso una super pozione magica a lui, così perlomeno gli facciamo recuperare un po' il tutto, così ci può curare. Ok, riutilizzo un cuoricino, cerchiamo di mantenerci la squadra per quanto sia possibile full vita, quindi andiamo così. My Mike è un curatore esperto, lo sappiamo tutti quanti, però attaccano Nigel a raffica. Colpi devastanti, devo dire che è la tecnica più forte che attualmente posseggo, quindi ok. Facciamo un muro di fuoco così facciamo danno a tutti e a morte sì. Maledizione, sono veramente forti. Cioè, anche se ho livellato tutto quello che volete, sono comunque davvero forti.
Quindi Mike dovrà rigurare nuovamente. E maledizione che fanno fuori sembra Nigel. Poi sono velocissimi, sono estremamente veloci. Voglio dei poteri in più. Mi devono assolutamente dare dei poteri in più. Fai un critico per favore, così curi tutti. Grandissimo, grandissimo, così siamo full vita. Ripeto, appena facciamo fuori il primo, tutto in discesa. Ok, dai che forse ci muore. Ok, se non lo resuscitano, siamo a posto. Abbiamo tolto il primo, quindi buono. Quasi farei lui. E poi passerei su Sephiroth. Quello che sarebbe Sephiroth, e qua ha un altro nome, ma sappiamo tutti quanti benissimo che si tratta di Sephiroth. Resuscitiamo Nigel, sì, magari risparmiamo anche qualche cuoricino. Sì, vabbè, dai, un po' di vita ce l'abbiamo ancora, quindi colpa al cervello. Un po' di MP, ci siamo, ancora siamo parati. Francis si deve curare invece gli MP. Adesso si devono curare effettivamente un po' tutti gli MP. Sai che il prossimo turno me lo dedico a curarmi gli MP, se non mi muoiono male tutti. Ok, tu usa un cuoricino, come sempre, mentre tu utilizza un super cura tutti. E siamo belli pieni. Allora, tu ancora puoi usare questo? No, assolutamente no, quindi vai divino. Beviti un bellissimo vino così recuperi quasi tutti i tuoi MP. Stessa cosa tu. Anche tu ti bevi un bellissimo vino? No, effettivamente a te dovrebbe bastare anche la birra. Sì, dai, ci può stare. Vabbè, abbiamo avuto un bel po' di turni uno dietro l'altro noi, però adesso tocca a loro. Ok, adesso tocca nuovamente a noi. Abbiamo 4 turni noi, quindi ok. Io quasi farei una cosa del genere. Andiamo di super pozione magica su di lui. No, non voglio fare la guardia, voglio fare una super cura su Nigel. Inutile fare super cura tutti, mi basta la super cura. E tu hai di muro di fuoco. Vediamo di fare fuori Barret il prima possibile. Livellando devo dire che la situazione è tutt'altra, molto meglio. Cura 3, ma non mi interessa più di tanto perché ti abbiamo fatto un bellissimo critico, quindi ci può stare. Io utilizzo i cuoricini, ragazzi, utilizzo i cuoricini perché bisogno di attacco, quindi più turni abbiamo a disposizione e meglio è. Super cura tutti, così sia Mike che Nigel stanno tranquilli. Nigel full vita, ottimo. Perché se la stanno prendendo tantissimo con Nigel, guardate come lo attaccano. Maledizione, lo stavano per rifare fuori. Dai, muorici. Non ci muore ancora, ma adesso ci morirà con un colpo al cervello. Ottimo. Maledizione, però. Va bene, facciamo un colpo al cervello. Adesso possiamo anche resuscitarci con Mike. Tutto molto più semplice, sono rimasti in due. E voglio vedere che cosa ci dicono, se magari loro, pure loro fanno, vabbè, ma noi abbiamo usato solamente il 2% della nostra forza e quindi probabilmente ci scontreremo, mi sa, ancora contro di loro in futuro. Non credo che finisca così. Non credo assolutamente sia finita così. Fatemi resuscitare a Nigel. E facciamo dei colpi devastanti, dai, che prima o poi ci muore anche Sephiroth. Grandissimo il critico, bellissimo, fantastico. E a questo punto quasi vado a fare questa magia. Inutile andare a utilizzare l'incendio, il muro di fuoco, non ha assolutamente senso. Sì, ti devi curare comunque un pochettino, quindi beviti l'ultima birra che resta, si recuperi un attimino gli MP e vai di colpo a cervello.
Tu, come sempre, un bellissimo super cura tutti. Ottimo. Ok, quindi ha fatto tipo un attacco speciale. Va bene, dai, pensavo peggio. Un altro critico fantastico, ci sta per morire malissimo Sephiroth. Ok, è rimasto solamente Claude. Ma non ha scampo perché è già a metà vita, quindi ok, ce l'ha sempre con Nigel. Cioè, mi lasciate in pace a Nigel, e che cos'è? Una pozione magica, mi basta una pozione magica, posso stare abbastanza tranquillo con la pozione magica, adesso recuperiamo. Andiamo di colpo a cervello. E adesso resuscitiamo a Nigel. Tocca di nuovo a lui. Vedete appena. Wow, me l'ha quasi distrutto. Cioè, resuscitato e quasi rimorto. Fortunatamente ho fatto una resuscita in maniera critica e quindi abbiamo fatto un bel po' di cura. Ok, livelliamo. Ottimo, hanno livellato tutti quanti. Ma secondo me può anche andare bene. Io direi quasi quasi di aumentare gli MP. Secondo me sì, ci può stare. Lui quasi aumenterei la grinta. Lui invece deve aumentare ancora gli HP. Ho trovato qualcosa di utile. Globo rosso. Mi è dispiaciuto farli fuori, ma se questa è la volontà del mostro di spaghetti volante, non posso che obbedire. Ah, ok. Quindi mi mancano ancora questi. Sono dove tutto deve essere simmetrico. C'è anche una piccola screen sono dove tutto può ascoltare la musica e vedere gente che si diverte. Sono stato dimenticato da un ospite in una stanza. Ok, quindi fatemi curare e fatemi salvare. Beh, teoricamente io qua non posso passare, giusto? Infatti. Perché i quattro sigilli bloccano il portone. Bene, ok, vabbè. Ci vediamo magari nella zona dove ci dovrebbe essere uno di questi globi. Direi di sì. Inutile, vi faccio vedere mille mille incontri, dai. Ripassando da qua ho visto che ci sono un casino di bauli che non ho aperto prima. Apriamoli. Tutto panino. Panino e vino. A me va benissimo. Ok, non mi ero assolutamente accorto che c'erano tutti questi bauli qua e non so se ce ne stanno qua sotto, assolutamente no. Naturalmente li ho skippati perché c'erano gli incontri casuali e quindi me la sono fatta di corsa, no? E quando sono tornato indietro ad esplorare non li ho visti minimamente. Comunque ancora nessuna traccia dei globi. Ho visto una stanza dove c'erano dei pianoforti, però non mi ricordo assolutamente dov'è, quindi devo dedicarmi un attimino all'esplorazione. Sono comunque tornato indietro a comprare un po' di provviste perché mi era, si può dire, finito quasi tutto. Vino, ho comprato un po' di vino, un po' di acqua, la razione di acqua, la razione di cibo, insomma, un po' di roba l'ho dovuta ricomprare, ma ci può stare. Abbiamo fatto anche un bel po' di moneta. Quindi bene così, eliminiamoci adesso anche l'ultimo e proseguiamo naturalmente. Non vi farò vedere tutti gli incontri, ragazzi, perché se no non ce ne usciamo più. Ok, Nigel ha livellato, quindi facciamogli ottenere un po' di vita e poi magari andiamo di grinta così livello un po' prima. Ottimo, 2 giga pozioni magiche mi vanno bene. Di qua si può fare qualcosa? Assolutamente no. Probabilmente c'è anche qualche passaggio segreto che io non sto vedendo perché c'è una zona dove non sono completamente riuscito ad andare e non lo so se è fattibile andarci. Comunque devo anche controllare qua nelle camere da letto perché ci dovrebbe essere un qualcosa lasciato da qualcuno abbandonato in una camera da letto. Ora vai a capire cosa, perché cerco di dare un'occhiata alle varie camere, ma così non vedo assolutamente nulla. Mi sembra di vedere nulla. Scendiamo anche giù e niente, ci sono gli incontri. Ah, in questa stanza c'è una cassettiera chiusa. Magari è qua. Infatti, ok, globo verde. Credo che
Era aperta e me l'hanno richiusa per farmi trovare questo globo verde. Non lo so, qua posso fare qualcosa? Assolutamente no. Ok, e quindi uno di questi globi l'abbiamo ottenuto. Ora dovremmo trovare la stanza della musica, è quella là, dove devono essere le cose simmetriche, ma io ancora sta stanza dove spostare gli oggetti non l'ho trovata, quindi non so per nulla dove sia. Quella là del pianoforte, bene o male ho capito dov'è. Sta tutta a ritrovare la zona perché non mi ricordo assolutamente dov'è, però so che esiste. Quell'altro invece dove spostare i quadri mobili e quello che era, non ho idea di dove sia assolutamente. C'è un'ala del castello dove non sono riuscita ad andare perché non ho proprio trovato la strada e credo che sia là. Per questo immagino ci sia tipo un passaggio segreto o qualcosa del genere. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Comunque, anche questo è morto, quindi possiamo proseguire. Buono che stiamo quasi per livellare. Qua non credo che ci sia altro. Infatti, e quindi da qua possiamo anche uscire. Cioè, possiamo uscire relativo perché siamo qua e noi dobbiamo salire queste scale qua centrali adesso, quindi andiamo a salire queste scale e ci dovrebbe portare nella zona con il pianoforte, giusto? Che è tipo qua. Dovrebbe essere qua, io ho visto qua, mi ricordavo, ok, qua c'è la stanza della musica. E vediamo se sta dentro sti pianoforti. Non lo so, magari qua sotto c'è qualcosa. Ok, questo baule qua non c'era prima, ne sono sicurissimo al 100%. E abbiamo trovato il globo giallo. Dunque, rimane un'ultima zona, quella che non ho idea da dove si accede. Adesso ve la faccio vedere perché si vede da qua, però a meno che adesso non sia aperta. Vedete, qua c'è questo passaggio, non si riesce a passare. Vi faccio vedere appena finisco l'incontro. Ah, di qua c'è questo passaggio, ma io da qua non sono riuscito assolutamente a passare. Sembrerebbe si passi da sotto, però non lo so, o sono io che non ho trovato il punto. Non capisco seriamente da dove andarci. Non ho trovato la zona, anche da qua. Non capisco. Non capisco assolutamente dove andare. Per andare in quella zona non ne ho la più pallida idea, ma è l'unica zona disponibile e non lo so, non ne ho la più pallida idea davvero. Vabbè, intanto andiamo a consegnare il globo dorato e il globo verde e resta comunque questo qua blu. Maledizione a sti incontri. Ricapitoliamo, questo qua dice c'è un incavo sferico e c'è anche una piccola scritta: sono dove tutto deve essere simmetrico. Ma io non ho idea di che cosa voglia dire. Cioè, nel senso, ok, so cos'è la simmetria e tutto, ma dove caspiterina lo trovo? È in quella stanza, ma come ci arrivo? Questo è un problema, non so come arrivare in quella stanza. Io ho anche trovato una leva rossa. Ma anche tirandola non funziona, quindi non lo so, non ne ho la più pallida idea. È questa la zona sicuramente, però non so come arrivarci. A meno che... No! E io che sono stato qua 2 ore e mezza a girare era questo? Ma non ci voglio credere, sono un idiota. Sono assolutamente un idiota, togli sta tenda qua. No? Ci sarà il modo di interagire con tutto adesso. Ok. Problema risolto, ragazzi. Problema risolto. Un po' da pirla, devo dire. Mi sono accorto dopo che poteva essere quella la stanza, ma io pensavo che era per l'appunto in una stanza e non in un corridoio. Ma maledizione, quando non spiegano le cose come si deve. Convintissimo che fosse una stanza, tipo quelle là, le stanze da letto, e non un corridoio, così nel mezzo del corridoio io devo andarmi a spegnere la candela, che poi si vedeva a stento che c'era una luce accesa, dai, ma che cos'è? Tipo qua, vedete, questo quadro è messo storto, ma io come ci accedo a sta stanza? Non ne ho la più pallida idea di come entrare in quella stanza. Vediamo qua sopra, magari va fatto in qualche modo. E allora, qua c'è una cassettiera.
che va chiusa, immagino. E ci ha sbloccato qualcosa. Forse è qua giù. Ok. Quindi raddrizziamo pure questo quadro. Poi non lo so, forse devo sistemare anche qua sotto. Dovrei invertire queste cose. Tipo il cappello così, la bottiglia girata. Girami la bottiglia, non mi gira la bottiglia. Ok, accendiamo la candela. Ed è apparso uno scrigno qua sotto che noi ci andiamo ad aprire. Ok, abbiamo trovato il globo blu. Ottimo, ottimo. A questo punto ci andiamo a prendere anche quello che c'è dentro i bauli. Le gommoselle, dai. Che schifo. Qua sopra. Gommoselle, va bene. Potevamo anche risparmiarci questo giro inutile per delle gommoselle. Va bene, a questo punto possiamo andare a posizionare anche l'ultimo globo. Ok, consegniamo anche l'ultimo globo e si dovrebbe aprire la porta adesso. Immagino che dietro questa porta adesso ci sia destino, ma lo vedremo nel prossimo episodio, anche perché questo qua non ho idea di quanto sia durato con i tagli, quindi un po' di suspense. Prossimo episodio entreremo in questa stanza e vedremo che cosa accade. Detto questo, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale. Lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdere tutti i prossimi episodi e come andrà a finire qua con Destino. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!